Click on Zombie Apocalypse. Allora, eccoci qua dunque. Scusate se mi hanno un po' salutato, però prima stavo impegnata a mettere a posto la sala. Non si può vedere, non so se si vede. Sì. E niente, stavolta sono con la foto come la frontale. Lo so che si vede male, ma pazienza. Qui vedete che ci sono ancora in alto mare perché mi devo fare i sopracigli e tutto il resto. E anche i baffetti, ma per quello si vedranno tra un momento. E niente. Aspettate un secondo già. Allora. Qui vorrei andare in camera mia a farmi un lettuccio se riesco, non ho detto. Tempo di disordinatello, però vabbè, pazienza. Non so neanche io dove mettermi, ci credete? Cioè. Qua chiudo perché mi sta già prendendo la frittoia, non so se voi avete presente quando mi la tappa il naso.
raffreddore, però non è un raffreddore quelli. Ci siamo capiti, mi tocca l'argomento, però quello è. E niente, allora cosa dirvi? Questa maschera recensibile nel secondo momento, cioè ve l'ho recensita nel video di stamattina, ve lo recensisco in un altro momento di nuovo e niente. Quindi cosa dirvi di bella? Adesso vi aggancio qui, se trovo la posizione per agganciarvi. Aspetta un secondo. Allora, vi ho agganciato alla bassa del selfie, che poi non è del selfie, ma è il cavalletto. Vi ho attaccato al cavalletto e sperando che non scivolate giù, perché tante volte sto cavalletto fa i cavoli suoi, però vabbè, dettagli. E provo a fare il letto, perché dopo è disordinato. Niente, allora faccio il letto. Mi metto le calze della notte, perché non ho freddo, però si stanno cominciando a sentire i ghiaccioli sui miei piedi, quindi attendete un secondo. Ed eccoci qua. Allora, ho messo le calze perché era inevitabile non mettere le calze, e adesso mi accingo a, come dire, sì, a fare il letto. Allora, questa la tolgo un attimo solo, la tolgo per un secondo solo, poi la rimetto. Quando sto andando potete vedere, mamma, le avete già viste. Un'altra cosa che mi devo fatto vedere, me l'avete già vista. E poi il mio pigiamino, che tanto me lo sto più mettendo, perché con questo io, non so se lo vedete, ma con questo qua io ho freddo, quindi anche no. Un'altra cosa meglio. Allora. Intanto qua sistemo il mio letto, che ne ha bisogno di essere sistemato. Lo scuoto e basta, inizio a fargli prendere un po' di comodini, più di quante ne hanno di comodini. Ciao. Ebbene sì, mi sto facendo un belettuccio, te lo uso solo per coricarmi, ma lo uso per altro. Per caricarmi. E basta. Non mi fraintendete, ragazzi, ma il letto stanotte lo faccio così, alla cavolo, alla buona, proprio. Perché non ho molto voglia per il letto. Faccio così e chi si è visto, si è visto. Non so, non è fatto, non è bene, ma chi se ne... Tanto tra poco vado a letto a dormire. Non subito, però ho tempo di fare altre faccende, tutta la giornata, guardare TV, guardare video, fare altri video ancora, perché non devi farne altri. Non so quando il programma se li pubblico subito. Si vedrà, sto mettendo la stessa coperta di prima perché stanotte sono freddo come ieri. La metto, me la lascio, perché c'è troppo freddo. Non so voi, ma io ho freddo, vabbè. Ecco qua, fatto. Letto fatto. Sistemato. E niente. E questo è il mio letto fatto. Ora vi sistemo di qua. Dunque. Mi avete visto anche fare, che dire, sistemare un po'. Aspetta un attimo che qua, ok. Allora, vi dicevo, ho sistemato un po' il cavalletto, perché sennò se mi cade giù il telefono sono cazzi, non voglio. L'altro che ho lasciato di là, lo preferisco più guardare video o fare altri video editor di foto e video, appunto. Ma anche questo lo uso lo stesso per i video. Comunque, niente.
cosa ho fatto oggi in tutto il giorno? Nulla di che, tranne appunto aspettare che aprono dal sito sì, dal dentista, ciao. No, neanche l'oculista, come dire, l'estetista, non mi viene in mente. Dall'estetista per i baffetti, perché non so se si notano, ma li ho tantissimi. Ed è giunto il momento di farne. Qui no, non vedete più, quasi quasi più la macchiotta, perché l'ho fatti fare da mia nonna, vero? L'ho fatti togliere da mia nonna perché erano inguardabili. E niente. Allora, come giornata oggi non era malaccio, ma mi sono alzata un po' stanchina, ragazzi, direi un po' stanca, svogliata, poi mi sto sentendo un po' più, non dico solo ingrassata, ma il grasso della mia fatica sul mio corpo si fa sentire al punto tale quando faccio le faccende di casa, o mecchino per prendere una cosa sotto il letto, o mecchino per abbassare e prendere una cosa sotto il tavolo, o qualsiasi cosa futile io faccio chinandomi, sento il peso del mio corpo. Non so perché, se capita anche a voi che siete rimasti un po'. No, vabbè, parlo per la mia esperienza. Però, devo dire la verità. Ditemi la verità, se sentite anche voi, se voi avete preso qualche chilo in più, se vi sentite un po', non dico con la forza del vostro peso, troppo pesanti, però siamo lì. Ditemelo un po' voi, perché vabbè, non me ne può fregare di me. Magari voi mi direte: ma voi che te frega, a te che te frega, è veramente ragione. Ma tanto per sapere se appunto sentite meno questo peso del vostro corpo. Spero di no. Non voglio far passare un brutto messaggio. Però voglio farvi capire che è bene mantenersi in forma senza troppo fisse mentali, ovvero senza fissarsi troppo sulla linea, ma mangiando bene, facendo, vabbè, la solita frase, mangiando bene, bevendo tanta acqua, tanta frutta, mangiando e facendo sport, che è importante, cosa che io faccio sport e non ne faccio, nel senso, ora ho mollato anche la fisioterapia, asina io, ma volete che non abbia fatto anche la ASL, mi ha tagliato la fisioterapia e vabbè, lasciamo perdere quello, un tema da lasciarci, da stenderci un vero pietoso, vabbè, lasciamo perdere. E niente, quindi praticamente lo so, voi direte tu come sei ignorante, come sei meno colta, quella sarò meno colta, sarò ignorante, ma però è la verità, vi sto dicendo la verità di quello che c'è, di come siamo in Italia. E quindi la verità è così. La sala non è il massimo. Ora non dico più nulla perché non voglio prendere qualche brutta cosa per quello che ho detto, quindi nulla. Quindi praticamente, ragazzi, ribadisco, appena posso farò una recensione su questa. Lo so che vi ho detto milioni di volte, non voglio ripetere. Ricordatemi sotto questo video e in altri di farmi fare la recensione di questa maschera che è troppo buona, ragazzi, mi piaceva morire. No, è vero, non ho fatto un piffero per questi cosi, ruvidezza che ho sul viso, ma piano piano, se sono costante, se riesco a essere necessariamente costante, forse riesco anche a migliorare questa grattugia che ho sulla zona T della mia fronte. Beh, non lo so, vediamo. E niente, ragazzi, adesso qua mi ho tolto da stamattina, che ce l'avevo ieri sera, che c'era un freddo fotonico allucinante, questa maglia di Snoopy che so che è piaciuta a un bel po' di persone qua su YouTube. Maglia di Snoopy, vedete che bella che è, non c'entra neanche l'inquadratura, ma ecco qua, vedete. È bellissima, troppo bella, già. E poi. Vorrei fare un trucco in questi giorni di non Halloween, trucco normale, o da cerimonia, da sposa, quel che è, o trucco per chi ha gli occhialetti come me, gli occhiali, non gli occhialetti, parliamo come mangiamo che è meglio, gli occhiali come me, perché se abbiamo bisogno di truccarci, però abbiamo gli occhiali e non ci vediamo una fava, per non dire altro. E quindi abbiamo bisogno di un trucco che si veda bene, da,
dietro gli occhiali e nel miglio. Quindi ricordatevi, se vi piace, fa piacere avere un trucco con gli occhiali sopra, fammi piacere, fatemelo sapere qua sotto la sezione commenti, ok? E niente, ragazzi, questo era tutto. Era un video, non video, che dice video vlog, non so neanche come chiamarlo, ma video sulla mia giornata un po'. Non so neanche io come chiamarlo, giornata pesante, direi, giornata pesante, direi. Giornata un po' faticosa, sì, giornata faticosa, direi. Perché questa è una giornata faticosa, vlog con barra giornata faticosa, non so come chiamarlo, non ho idea, lo chiamerò vlog, boh, non lo so neanche io come chiamarlo sto video. L'importante è che vi sia piaciuto, che altro che vi abbia fatto compagnia, ok, più che altro vi abbia fatto, più che altro l'ho detto, non lo so, contate, che vi abbia fatto compagnia, sì, niente, è strappata con un sorriso, perché no? Ciao e a presto, like, commentate e iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere i nostri video aggiornamento su questo canale YouTube. Ciao, bacio.